Bella a tutti raga, tra la vostra Rossonero e bentornati in questo nuovo video. Raga, fra 2 giorni sarà il quarto mese in cui ho aperto il canale. Veramente sono molto felice di come stanno andando avanti questa mia esperienza su YouTube. Veramente stiamo crescendo tanto. Pensate che ieri ero 600 e oggi siamo già 620, quindi vi devo ringraziare veramente tantissimo. Vi siete iscritti in tanti in questi giorni, quindi arriviamo presto a questi 700 iscritti. Sono molto felice. Il mio grande obiettivo, come vi ho detto ieri, sono i 1000 iscritti, quindi ragazzi, stiamo andando veramente bene e speriamo di raggiungerli presto. Detto questo, seguite la mia crew, la Cascia Vid Crew, dove portiamo spesso dei video, penso ogni settimana porteremo un video, quindi ragazzi, andate a iscrivervi perché come avete visto nel video dell'11 maggio 2001 è stato veramente molto 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 speciale e spesso ci saranno dei video molto belli come quello. Quindi ragazzi, vi consiglio di andare vivamente e iscrivervi ai canali dei miei amici Niccolò Crespi, Marietto Milanista e Il Diavolo Veste Mina, gli altri 3 partecipanti di questa crew. Lasciate sempre un like di supporto a questo video, condividetelo, fate iscrivere chi volete, ragazzi. Detto questo, seguite anche la page con cui collaboro, che vi lascio in descrizione, fanta.mania su Instagram, non solo Calcio Champagne su YouTube, che è un grande canale di calcio, e Football Station, mi raccomando, e Darius Rossonero, un mio grande fratello milanista. Detto questo, seguitemi anche a me su Instagram, mi chiamo Lavoz Rossonero. Faccio spesso dirette di calcio con qualsiasi squadra, qualsiasi tifoso, che sia del Milan, che sia dell'Inter, che sia della Juve, per parlare un po' di calcio. Quindi, se volete avere della compagnia in serata, passate dal mio canale Instagram e guardate le dirette, che parlo molto di calcio. Anzi, qua, del tutto di calcio parlo. Quindi, ragazzi, passateci. Di cosa voglio parlare oggi in questo video? Allora, delle parole di Ibra non voglio parlarne perché penso che ne parlerò in un video oggi pomeriggio, penso di oggi fare 2 video, perché comunque piove, oggi non esco, quindi ho tempo per farne due. In questo video, come avete letto dal titolo, voglio parlarvi di 2 giocatori in particolare, 2 giocatori che sono molto vicini al Milan e 2 giocatori fortemente voluti da Ralf Rangnick in caso arrivasse al Milan, cosa ormai quasi certa. Allora, il primo è Dominik Szoboszlai, questo giocatore ormai si chiacchiera da quasi un mesetto. Trattativa con il Salisburgo sta accelerando, il Milan sta continuando a trattare e diciamo che Ralf Rangnick è il primo giocatore che vuole fortemente perché primo già l'ha avuto alla Red Bull nel Salisburgo appunto e rientra nei parametri di Elliot e Gazidis, cioè il giocatore giovane, il giocatore che ha tanto potenziale, che può crescere veramente tanto e che nel Milan può fare veramente bene. Un giocatore che non ha un elevato ingaggio, che andremo a pagare comunque in una cifra intorno ai 20-25 milioni perché Szoboszlai andrà in scadenza nel 2022 fra 2 anni. E Salisburgo, per non rischiare di perderlo a zero, quindi non venderlo in questa cessione, lo vuole vendere in una cifra intorno a questi, che si aggira intorno ai 20-25 milioni. Manca solo l'affondo totale del Milan. Comunque, questo giocatore mi piace veramente tanto perché farebbe molto bene con Ralf Rangnick. Un giocatore che può fare l'esterno destro, l'esterno sinistro e il trequartista. Quest'anno ha giocato 29 partite e ha segnato 4 gol e 7 assist. Ed è classe 2000 ragazzi, ancora 19 anni, pensate che giocatore ha questo potenziale e come può crescere il nostro Milan, veramente. Mi sembra l'erede di Milinkovic-Savic, anche per il fisico che ha, per la tecnica che ha, per gli assist che ha fatto e soprattutto per le punizioni che ha tirato. Visto una punizione che ha tirato, tanta roba veramente. Questa operazione può essere finanziata appunto dalla cessione di Lucas Paquetá. Lucas Paquetá, che sembra ormai vicino alla Fiorentina, nonostante Paquetá abbia dichiarato ieri che comunque vuole restare a Milan e vuole fare la storia di questo club, io penso che comunque un calciatore, rispondendo ai giornalisti, non può, diciamo, dire chiaramente quello che farà. Quindi è ovvio che Paquetá ha detto che resterà a Milan, ma secondo me Paquetá è già fuori da questo Milan, il Milan vuole venderlo per non fare minusvalenza, anche se già lo sta facendo, però piuttosto di ricavarci ancora di meno, lo venderà in questa cessione alla Fiorentina, penso, o comunque lo venderà per finanziare questa operazione di Szoboszlai. Paquetá verrà ceduto intorno ai 25 milioni, Szoboszlai verrà comprato appunto intorno a questa cifra. Comunque Moncada sta visionando da tempo comunque le partite di questo ungherese, il Milan si è veramente innamorato di questo calciatore, la concorrente che abbiamo è un'altra concorrente italiana, appunto la squadra che ha Milinkovic-Savic, la Lazio, speriamo che comunque noi riusciremo a spuntarla, anche l'asso nella manica nostro può essere che noi andremo a prendere un manager o un allenatore come Ralf Rangnick che conosce già il calciatore e potrebbe tranquillamente parlare con il calciatore e fare un'intesa di massima per portarlo al nostro Milan. Comunque il giocatore a fine aprile ha anche dichiarato che in questo momento non posso dire nulla sull'interessamento del Milan, se dovesse succedere però, se andare in porto l'operazione, vuol dire che era destino. Quindi il calciatore ha anche aperto al Milan e ha anche dichiarato che al Milan vorrebbe andarci. Quindi ragazzi, questa trattativa si sta quasi per chiudere, manca solo l'affondo totale, però penso che il Milan alla fine porterà a termine questa operazione sulla base di 20-25 milioni.
Un giocatore che io vorrei veramente tanto, come vi dico sempre, un giocatore che mi piace, nonostante la sua giovane età, io vi dico sempre che voglio un giocatore di esperienza, però questo calciatore può fare veramente bene al nostro Milan. L'altro calciatore che il Milan cerca veramente tanto, un altro giovane dal Celtic, norvegese, classe 98, sto parlando di Christopher Ayer, un giocatore che ha anche impressionato Ralf Rangnick, un altro calciatore che vuole portare Rangnick al Milan. Un giocatore simile alle caratteristiche di Dayot Upamecano, il francese, l'altro calciatore voluto da Ralf Rangnick. Diciamo che Upamecano è il sogno perché costa tanto ed è cercato da altre squadre molto forti in Europa come il Liverpool e il Bayern Monaco, quindi sarà difficile portarlo a Milano anche per questioni di cartellino. Ayer potrebbe rappresentare il futuro Upamecano, anche se Upamecano è giovane. È un giocatore simile a Upamecano, con le stesse caratteristiche, un colosso in difesa, una buona tecnica. Ha realizzato anche 4 gol e 2 assist, comunque per un difensore tanta tanta roba, in 49 presenze. Gioca al Celtic dal 2017 e ha impressionato veramente tante squadre, tra cui in Premier League la concorrenza viene dal Leicester e l'Arsenal. Sappiamo che i giocatori spesso preferiscono andare in Premier League piuttosto di venire al Milan in questa situazione, ma io spero vivamente che Ayer venga al Milan, non so se come titolare, ma come riserva da far crescere per poi utilizzarlo in un futuro come difensore titolare a fianco dell'Essero Magnoli, sarebbe veramente tanta tanta roba, perché è un giocatore che ho visto giocare al Celtic e veramente mi ha impressionato. Tra l'altro è un giocatore molto duttile che può fare anche il mediano all'occorrenza, ruolo che ha ricoperto da giovane, e il terzino destro, quindi un giocatore che adattato a questi ruoli comunque potrebbe diciamo far comodo al Milan in caso magari un calciatore a volte si infortuna o per squalifica non è a disposizione. Comunque è un giocatore che rappresenta anche questo, la linea ideale dettata da Gazidis, Elliot e Rangnick, un giocatore giovane con tante potenzialità come Szoboszlai. Il giocatore andrà in scadenza anche lui nel 2022. Il Celtic vuole intorno ai 25-28 milioni, ma ovviamente il cartellino è molto più basso, infatti si aggira intorno ai 15-18 milioni. Il Milan, secondo me, a 20 milioni può tranquillamente strapparlo. Ovviamente bisogna fare attenzione alla concorrenza dell'Leicester e dell'Arsenal. Questo giocatore andrà in scadenza nel 2022, come vi ho appena detto, quindi se il Celtic non lo cederà per forza in questa sessione di mercato, la sessione estiva, rischierà di perderlo a zero, quindi il Milan deve approfittarne. Detto questo ragazzi, niente, il video si conclude qui, io spero che vi sia piaciuto, fatemi sapere la vostra su Szoboszlai e Ayer, giocatori che secondo me hanno tante potenzialità e con la linea dettata da Rangnick, una linea fatta da calciatori giovani e soprattutto con l'avvento e l'arrivo forse di Paul Mitchell in società, un grande capo scouting, e Goffrey Moncada, un altro scouting che abbiamo già in dirigenza, ci dobbiamo veramente fidare di queste loro visioni, perché sono veramente dei visionari che hanno scoperto grandi talenti. Quindi se il Milan vuole Szoboszlai e vuole Ayer ci sarà un motivo. Quindi ragazzi, io lui vorrei in assoluto al Milan, Szoboszlai tutta la vita titolare, Ayer ci penserei, però anche lui un ottimo difensore. Fatemi sapere la vostra ragazzi, spero che avete visto tutto il video, lasciate un like di supporto, condividetelo, iscrivetevi, continuate a iscrivervi, mi raccomando ragazzi, sono già felice così, ma continuate a iscrivervi, grazie mille, attivate la campanellina per non perdervi nessun mio video. Niente ragazzi, sempre forza Milan, aspetto il vostro commento, ci vediamo nel prossimo video, oggi pomeriggio, bella!